Mi sono approcciato a The Forest in una maniera molto molto negativa, se devo essere sincero, perché non sono mai stato un amante dei survival game. Però quando ho girato per la prima volta con la Reflex un video, e nello specifico quando facevo gli auguri di Natale e parlavo dell'evoluzione del canale, quando all'epoca si chiamava ancora 35, un amico mi ha commentato sotto nei commenti, appunto nella sezione apposita, di provare questo gioco insieme, visto che comunque si può giocare anche in cooperativa. E chi mi conosce sa benissimo che adoro i giochi che si possono giocare in cooperativa, però ero un po' restio perché avevo visto dei video precedentemente, non mi piaceva la grafica, non mi piaceva il genere, perché come ho detto i survival game, stare lì a raccogliere risorse e tutto quanto, non proprio non mi diceva nulla. Però visto che comunque era in sconto su Steam, visto che comunque questo mio amico solitamente mi ha sempre consigliato dei bei giochi o comunque dei giochi interessanti, ho deciso di dargli una possibilità e devo dire che devo ringraziarlo tantissimo, perché secondo me The Forest è forse più bel survival game che sia mai stato programmato, posso dire, perché comunque è stato il predecessore di tutti gli altri, e gli altri comunque hanno preso ispirazione da quest'ultimo e di conseguenza ha fatto scuola. Andiamo a vedere il gioco nello specifico in questa nuova recensione, dopo la sigla. Cosa che mi ha stupito subito di The Forest è la presenza di una trama. Chi è appassionato di survival game o comunque conosce un po' il genere sa benissimo che sono giochi dove la trama è inesistente, dove sostanzialmente bisogna raccogliere risorse, sopravvivere all'ambiente e ripetere tutto questo all'infinito. The Forest sì, si può continuare il gioco all'infinito, però essenzialmente c'è anche una base di trama. Infatti l'incipit, ovvero l'inizio del gioco, vediamo noi con nostro figlio a bordo di un aereo. Questo aereo, cliché ormai super abusato, possiamo dire, ha un incidente, precipitiamo in un'isola e mentre ci stiamo riprendendo vediamo la scena di nostro figlio che viene rapito da uno degli abitanti dell'isola, che ovviamente è un primitivo, e che se lo porta via. E da lì sostanzialmente la storia sarebbe, ovvero la missione principale sarebbe quella di recuperare il nostro figlio. Ovviamente la fase principale del gioco è il gameplay, quindi l'esplorazione, il crafting e la costruzione di edifici, perché possiamo raccogliere vari elementi, tipo dal legno alle rocce, eccetera, e costruirci i nostri avamposti, case, eccetera. Quindi è proprio come un survival game. Ovviamente, oltre a questo, oltre alla costruzione e al crafting, dobbiamo anche sopravvivere all'ambiente di gioco. Se vi ricordate, quando parlai di Dying Light, gioco che ho in modo specifico detto che non è un survival game, perché ho fatto una differenza. I survival game sono quei giochi in cui bisogna sopravvivere anche all'ambiente di gioco, mentre gli altri giochi che sembrano sono dei finti survival game sono sostanzialmente dei giochi dove se stiamo fermi in un posto all'infinito,
possiamo sopravvivere, mentre in The Forest bisogna continuare a nutrirci, a bere, e attenzione, non bere l'acqua di mare perché ovviamente è salata e non ci fa bene. Stare attenti a quello che mangiamo, mangiare sempre cibi cotti perché comunque la carne fresca può farci ammalare, stare attenti comunque a quello che si mangia, tipo bacche eccetera, perché possono essere velenose. Quindi ci sono molteplici aspetti del gioco e del gameplay da tenere conto, quindi sostanzialmente è proprio un survival game. Per costruire gli avamposti, case, eccetera, abbiamo a disposizione un libretto dove praticamente la guida per la sopravvivenza, dove lì possiamo prendere i vari progetti, posizionarli in un luogo dove vogliamo costruire e poi, raccogliendo le risorse, possiamo assemblare la casa nel caso vogliamo costruire una casa, o delle catapulte, delle armi di difesa, eccetera. Perché ovviamente gli indigeni, o comunque i primitivi che abbiamo visto nell'introduzione del gioco, ovviamente sono nostri nemici, e non ci sono solo quelli, ci sono anche altri tipi di mostri che sono un po' particolari. Anche qui il design, devo dire che sinceramente non mi piace tantissimo, però insomma, buttare dentro qualcosa di paranormale fa sempre bene in un gioco così. L'esplorazione è una delle parti più belle di The Forest, perché oltre ovviamente alla foresta, il gioco si chiama The Forest, quindi è ovvio che ci sia anche una foresta, abbiamo delle praterie enormi dove possiamo vedere a chiaro di luna anche i nemici in lontananza, e vi posso assicurare che gli effetti sono fatti bene perché il gioco è stato aggiornato costantemente nell'ultima fase di sviluppo. Quindi diciamo, io l'ho acquistato a gennaio 2018, nell'ultima fase tipo a marzo ci sono stati vari update anche di diversi giga, hanno dato al gioco un profilo migliore sotto il punto di vista, diciamo, grafico, perché inizialmente la grafica non mi piaceva molto, poi hanno elaborato un po' gli shader e adesso riescono a scorgere anche dei bei panorami. Ricordiamoci sempre che siamo in un ambito di un gioco indie, quindi creato tramite una campagna di raccolta fondi e sviluppato da una software house piccola. Sapete che nelle non recensioni a me non piace fare spoiler o altre cose, ma qui gli spoiler sono praticamente impossibili perché stiamo ancora esplorando bene l'isola, perché comunque bisogna anche raccogliere molte risorse, perché man mano che si va avanti i nemici sono sempre più forti, si può fare anche una corazza d'ossa per proteggerci meglio dai colpi che ci danno i nemici, quindi insomma non è che si può andare avanti alla Rambo, diciamo, e andare dritti al finale del gioco, bisogna continuare a esplorare e, diciamo, diventare più forti. Quindi sostanzialmente vi consiglio caldamente di giocare a The Forest, e se ve lo consiglio io che non sono un amante di questi giochi, vi posso assicurare che il gioco è fatto molto bene, considerando appunto che venendo da software house indie hanno fatto un eccellente lavoro. E credo sinceramente, pensando a quel che è successo anche con No Man's Sky, che sostanzialmente una software house indie si è unita a una major e abbiamo visto tutti quanti che è uscito un gioco molto mediocre, forse è meglio così per giochi, per certi tipi di giochi, tipo questi giochi come The Forest o moltissimi altri giochi indie, che rimangono appunto giochi un po' di nicchia, che restino sempre comunque dei giochi sì giocati, ma non moltissimo come i giochi AAA, perché in questo modo gli sviluppatori si possono concentrare bene su un gioco e non pensare soltanto al guadagno, ma anche comunque alla qualità del gioco. Il gioco è stato in Early Access per ben 4 anni e in questi 4 anni il gioco è cambiato tantissimo. Purtroppo non ho un gameplay del gioco in Early Access, ma ho soltanto il gameplay che vedete nel sottofondo della versione 1.0. Inoltre è stato sviluppato anche un server dedicato per chi comunque avesse una macchina dedicata da poter tenere costantemente o stato un server, e quindi sostanzialmente si evita di avere il lag che si possono avere dalle connessioni peer-to-peer. Quindi sostanzialmente vi consiglio di acquistare The Forest, magari se siete un po' titubanti aspettate che esca in sconto, consiglio di giocarlo perché è un bel gioco, meglio se lo giocate con un amico, perché come ho sempre detto, a mio avviso giochi come ad esempio The Forest, ma anche Borderlands, tutti i Borderlands, quindi l'1, il 2 e anche il The Pre-Sequel, acquistano un valore maggiore in giocabilità se giocati in cooperativa. Se volete giocare con me a Pappe, che è l'amico che me lo ha consigliato, che ringrazio ancora tantissimo perché mi ha fatto scoprire un gioco che inizialmente proprio non mi diceva assolutamente niente,
sia dai video che avevo visto su YouTube, ma sia quando dopo averlo acquistato, l'avevo cominciato, ma dopo che è uscita la 1.0 e comunque verso l'ultima fase di sviluppo ha acquistato molto più spessore. Quindi se volete giocare con noi fate un salto sul canale Discord, che siete sempre ben accetti, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!